Bentornati, siamo sempre qua. Io sono il Bocca, faccio da mangiare, come potete vedere se non siete arrivati dalla luna, di sicuro l'avete capito. Stasera proporrò un piattino proprio invernale. Stiamo andando verso dicembre, sicché è giusto anche prendere un po' di calorie, perché tanto ci sarà da fare più la prova costume, al massimo ve lo di Carnevale, sicché vedrai da qui a Carnevale si ingrassa anche un pochino. Parlando di Carnevale, saluto il mio amico Pierfra, il nostro amico Pierfra. Pierfra, speriamo che tu arrivi ultimo anche quest'anno. Ciao, grande Pierfra. In culo alla balena, come si suol dire. A parte questa parentesi, la chiudiamo per parlarvi di questa pasta broccoli e salsiccia proprio da Fortori, ma tanto di qualcosa bisogna morire, almeno siamo belli caldi se si muore. Guardiamo subito gli ingredienti per questa una delle classiche paste invernali italiane. Tanto di te non so. Allora, gli ingredienti per 4 persone, 4-5 diciamo a seconda della fame del vostro commensale, sono naturalmente la pasta. Io ho preso questi mezzi rigatoncini, maccheroni, chiamalo come vi pare a voi, ma a me mi garbino. Con questa pasta lì preferisco la pasta corta. Circa un chiletto di broccolo, 4-5 salsicce a seconda sempre della fame e del gusto che ha il vostro commensale. Fate un bel soffrittino d'odori misto, mezza carota, mezza cipolla, mezzo sedano, uno spicchiettino d'aglio, 400 g di pomodoro a pezzettoni, bicchiere visto era mezzo bianco, mezzo rosso, si butta via nulla dal bocca, tanto deve sfumare, insaporire la nostra salsiccia, va bene uguale. E cosa dire, ci vuole il sale, ci vuole il pepe, ci vuole un po' di rosmarino, un po' di salvia e olio di velo buono, mi raccomando. Iniziamo subito con la preparazione, che è molto semplice. Intanto voi avete messo dell'acqua a bollire con il sale dentro e andremo a pulire i nostri broccoli. Ne fate un pezzo così potete anche usare, lo scattivite in fondo, fate il pezzo proprio finale, ne fate un po' di robetta e lo tagliate in quattro pezzettini. E si usa anche questo, dice che sia il più buono, ma tanto che Andre si è mangiato di tutto noi. Facciamo a pezzettini perché questo qui, essendo più duro a differenza dei fiori, ci vuole molto più tempo a cuocere, se è un pezzettone grosso, è naturale. Un altro pezzettino. E poi fate tutti i berellini, bellini, tutti a modino. Quando l'acqua è bella bollore bollore, vado a buttare tutti i nostri pezzettini di broccoli, cercando di far canestro ogni tanto, Simone? Mia sempre, E andiamo a tapparli, dovranno cuocere circa 10 minuti, sbollentare circa 10 minuti. Nel frattempo, in un tegamoschi o padelloschi o come mi pare a voi chiamarlo, una bella padella, bella capiente dove potremo saltare il nostro sughettino e la nostra pasta, ci mettiamo, non tanto perché c'è la salsiccia, se no ci sono le bolle, giusto per far soffriggere il nostro soffritto. Quando l'olio sarà bello caldo ci andiamo a mettere il soffritto, se no brucia tutto l'olio. Andiamo a spellare le nostre salsicce, dando un occhio sempre al soffritto che non vi bruci, È importante questo, Ne faccio quattro, dovrebbero bastare di salsicce, sono un leonetto l'una, se no ce ne le bolle, Andre. Queste mi sembrano anche parecchio buone. Di averle deliate, una si agguanta per farla con lo stracchino, no? Abbassate leggermente i nostri broccoli, tanto ora iniziano a bollire, piano piano le faccio bollire, se no si sbriciolano. E a questo punto mettiamo anche, rialziamo il fuoco del soffritto e ci aggiungiamo salvia e rosmarino, le nostre salsicce a pezzettini. Fate rosolare bene la salsiccia, che perda un po' di grasso, che aiuti a cucinare il tutto. Tanto controllate i broccoli. Gli vado a dare un po' di vino e lo faccio sfumare, non fumare, sfumare. Ci vado a mettere i pezzettoni di passata, fuoco sempre bello alto. Ora deve cuocere, intanto vado a scolare i nostri bene amati broccoli, che se no si sbriciolano. Mi raccomando, scolateli bene. Mi raccomando, vi ho detto mettetele a colare, dovete mettere a colare per davvero, Qui c'è 7 litri d'acqua.
mettete a colare, eh? Nel frattempo qui sta cucinando, rialzate il foro della pasta perché ora butteremo sicuramente la nostra pasta. Tanto nel frattempo che ritiratevi, la pasta è pronta perché ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora, questa è pasta un po' più doppia, buona. Questo lo abbassiamo, deve proprio finire la cottura piano piano piano. Potete anche tappare se volete, ma lasciate uno spazio aperto per far evaporare il nostro sughettino. Qui sta per bollire, lasciate a buttare la pasta e la girate, mi raccomando, rigirate. Vedete, quasi pronta la pasta, vado a mettere i broccoli che ho scolato dentro questo sughettino, vado a rigirarlo bene bene, ora voglio vedere come ci faccio a saltare la pasta. Bello alto il fuoco perché ora ci vado a scolare la pasta e saltarla pure. Ecco fatto, non è bellissimo. Ora per girarla deve essere bravo, eh? Facciamo mantecare bene. La nostra pasta è pronta per essere impiattata. È una bella girata. Guardate che bellezza. Se ci volete mettere un po' di parmigiano ce lo potete mettere. Ma secondo me è proprio buona così, che si senta questo sapore del broccolo. La salsiccia lo esalta. Si esaltano tutte e due e diventa un bel composto. Servo questo piattino casereccio, come è casereccia questa pasta. Ci mettete un po' di pasta, un po' di sughettino, e la mezza è andata di fuori. Un pochino di pepe, un pochino d'olio a crudo, e il gioco è fatto. Volete una fogliolina di siarpia, non ci sta male, ma ve lo dico, scappando di galera per venire a mangiare un piattino così. E con questo piattino prettamente invernale da degustare in una giornata fredda con un bel bicchierozzo di vino rosso, mando un bacione a tutti quanti, scrivete se vi piace, se vi è piaciuta, se no fate salutare come al solito. Grazie e alla prossima!